Caro clan, bentornati in una nuova lezione sul popolo vichingo. Come avete letto dal titolo del video, oggi parleremo degli spiriti protettori. Però vi consiglio, prima di iniziare questo video, di andare a vedere il video sul Lugr, perché in qualche modo sono collegati. Ma bando alle ciance, iniziamo subito. Come potete vedere, spero che possiate vedere dalla lavagna, gli spiriti protettori dei vichinghi essenzialmente si dividevano in tre, diciamo, categorie. Queste categorie sono Fylgja, Hamingja e Vordr. Le pronunce non le so, l'ho scritta apposta. Andiamo ad analizzare uno per uno cosa si intendeva per questi spiriti protettori. Il concetto di Fylgja, che potrebbe derivare anche dal verbo che vuol dire seguire, deriva principalmente dall'idea della placenta attorno all'essere vivente, attorno all'essere umano, al bambino quindi. E questa si sviluppa attraverso Lugr, è per quello che vi dico e vi consiglio di vedere prima quel video lì. Come appunto dicevamo nel video del Lugr è il nocciolo dell'essenza vitale e Fylgja, appunto, agisce attraverso questo in maniera attiva sulle persone circostanti. Infatti si diceva e si pensava che Fylgja agisse attraverso degli animali. Un animale che ti portava un messaggio, un presagio, buono o cattivo che sia, come le macchine qui fuori. C'è un esempio di questo Fylgja nella saga di Njal. Durante questa saga, Njal vide una capra ricoperta di sangue e questo era un presagio di morte. Infatti, da lì a poco Njal morì. Uno sviluppo di questo concetto è dato anche dal fatto che Fylgja talvolta si manifesta sotto forma di donna. E come agisce questa forma di donna che segue la persona a cui è destinata? Agisce da spirito protettore ed è chiamata comunemente Fylgjukona. Le pronunce sono sempre quelle. Cosa faceva questo spirito di donna che accompagnava l'essere umano? Lo accompagnava proteggendolo fino alla morte di quest'ultimo. E quando quest'ultimo moriva, lo spirito andava ad un parente, andava a qualcuno a cui lui era affezionato o che amava e continuava a proteggerlo. Anche di questo c'è un esempio nella saga di Alfredo il poeta turbolento, scusate, non me lo ricordavo. Dove il protagonista vide questa figura qui prima di morire e quando ebbe la certezza che questa figura andò a proteggere suo figlio, lui ispirò l'ultimo respiro. Questo sostanzialmente è la figura della Fylgja, o del Fylgja, non saprei come dirlo. Sostanzialmente, sotto aspetto di animale, per annunciare un presagio o per dare un messaggio, oppure sotto aspetto di donna come spirito protettore per tutta la vita che poi si lega ai parenti o a chi amava la persona che sta per morire. Passiamo adesso ad Hamingja. Spero che si pronuncia così. Questo concetto è molto ma molto simile a quello che abbiamo già visto, poiché anche qui una figura rimaneva a proteggere l'intera famiglia però, e questa figura era un'emanazione della propria persona. Però la differenza sta che nel termine di Hamingja c'è anche una, possiamo dire, sottintesa fortuna, cioè portava fortuna, quindi era diversa, si differenzia dal Fylgja, perché il Fylgja era una cosa molto più personale, qui era semplice fortuna. Lo andiamo a scrivere. In parole povere, quindi, Hamingja, molto simile al Fylgja, scusate,
però ha questa componente di fortuna che si poteva manifestare anche sotto forma di sfortuna, ma quello è un altro discorso. Noi stiamo guardando solo questo termine qua, questo spirito protettore. Ma ora andiamo a vedere l'ultimo, ovvero il Vod, dove qui troviamo proprio uno spirito guardiano. Anch'esso vive nel proprio corpo, come abbiamo visto, che sono sempre emanazioni della propria persona. Anch'esso vive nel proprio corpo, però il Vod aveva una funzione strettamente magica. Perché? E questo come lo intuiamo? Lo intuiamo perché nella saga di Eric il Rosso si vede proprio che, e si dice, che per fare un rituale magico era indispensabile avere questo, conoscerlo e saperlo usare, diciamo così in parole povere. Quindi, riassumendo, gli spiriti protettori che abbiamo visto, e qui andiamo a scrivere anche guardiano, non erano altro che emanazione del proprio io, attraverso, ovviamente, sempre l'Ugre, che vi consiglio di andare a vedere, emanazioni del proprio io attraverso forme animali, attraverso forme femminili o attraverso dei guardiani. Quindi, è un po' confusa, come c'è scritto anche nel libro, poiché si assomigliano tra di loro anche come funzioni, sono un po' confuse, però sostanzialmente fungevano tutti da protettori o da emanazioni animali per portare un presagio. Io spero che questo video vi sia piaciuto, è proprio un video piccolissimo, come sempre vi faccio vedere da dove ho preso le informazioni, i miti nordici, vi lascio qui sotto il link se volete acquistarlo con un po' di sconto. Se voi avete degli approfondimenti, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Ho fatto anche la rima, sono poeta. Detto questo, caro clan, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.